Buon pomeriggio, cari amici. Siamo quasi alle ore 12:10 di oggi, martedì 28 luglio 2020, quindi presto ci affacceremo ad agosto e quindi sapremo anche, diciamo, se comunque, come pensa, non so se è solo il mio pensiero, ma anche di molti altri, chissà, forse si ricomincerà con qualche restrizione, perché insomma, comunque in virtù di settembre, ottobre e nell'attesa del vaccino dobbiamo prepararci, speriamo di no, di un eventuale ripassaggio di Covid. Comunque, a parte questo, sono qui per ora, ve lo mostro come anche in copertina. Questa è la parte del davanti, questa è la parte di dietro, del praticamente la nuova ecologia, quindi leggete bene davanti, è il mensile ufficiale di Legambiente Italia. Che io, diciamo, parlando a livello personale, visto che ho iniziato comunque già da un paio di mesi con anche attività presso la scuola alberghiera di Trani a ad impegnarmi proprio a livello sociale con professore della scuola alberghiera, che è anche responsabile di Legambiente, quindi saluto il caro prof Di Cugno e anche Pierluigi. Cosa voglio dire? Che ovviamente l'associazionismo, credo di averlo detto giusto, è molto importante. Certo, quando una persona si affaccia in una nuova realtà, nel senso che si approfondisce, ovviamente non ci si conosce tutti, comunque piano piano con il tempo, questo sicuramente è possibile. Devo fare comunque grande elogio all'impegno di Legambiente Trani, ma in generale di Legambiente Italia e anche alla nuova ecologia. Ogni tanto mi capita di vedere alcuni video dove ricordo comunque la nuova ecologia presente anche su YouTube, parlando di canali come uso anch'io qui YouTube, e quindi possiamo sostenere, ovviamente, per esempio, come faccio io facendo parte dell'associazione, della sezione di Trani di Legambiente, o anche contribuendo attraverso impegno, devozione, lungimiranza, ma anche appunto, come ho detto prima, rendendo viva la nostra partecipazione all'Legambiente, ma la stessa la nuova ecologia, sostenendola come ormai fa parte di tutti i vari profili social, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, che comunque ci tengo a precisare, spero vivamente che proprio grazie a questi canali social, questa realtà è quella di Legambiente, una realtà comunque molto lungimirante, che è presente sul territorio nazionale italiano da 40 anni, un cammino di rievoluzione. Quindi questo già vuol dire come
ci siano persone sicuramente che hanno esperienza, oltre che la consapevolezza, la conoscenza di quello che si va a fare, di quello che si va a dire. Quindi io cerco di farne assolutamente tesoro, infatti. Ringrazio molto ieri in associazione durante la riunione che mi è stato donato proprio il numero di marzo 2020 della Nuova Ecologia, come vedete anche dall'immagine di copertina del video. Quindi che dire in conclusione? Viva l'ecoambiente, viva la Nuova Ecologia, sosteniamo un mondo pulito, senza con meno emissioni CO2, visto che nel numero si parla anche di evitare soprattutto i viaggi in aereo e anche molto altro. Ho letto un paio di pagine io. Che dire, viva la natura, l'ambiente, che poi purtroppo sappiamo alla fine è sempre l'uomo colui che guasta la minestra, tra virgolette, ma e soprattutto voglio incitare, dire a gente come me che è giovane, che ha una carta d'identità giovane, affacciatevi a queste realtà perché sono importanti, quindi lo sappiamo, meglio queste strade che non percorsi, insomma, strade cattive. Quindi, di nuovo, viva l'ecoambiente, la nuova ecologia. Grazie a tutti, nuova forza l'ecoambiente, nuova ecologia. Ciao!